L'emergenza sanitaria non ha fermato uno degli eventi più antichi del Cilento nel giorno di Ferragosto, come da tradizione. Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Palio della Stuzza, l'appuntamento giunto alla 120esima edizione. Ha regalato spettacolo e divertimento a turisti e cittadini. I 25 partecipanti hanno percorso un palo in legno di 18 metri cosparso di grasso animale, con l'obiettivo di afferrare le bandierine poste rispettivamente a 14, 16 e 18 metri. Senza scivolare in acqua. Francesco Federico, specialista di questo gioco, ha conquistato il primo e il secondo posto. L'importante è che ci siamo divertiti, anche che ho vinto, perché è sempre bello vincere, però è stato un giorno di festa, tutti amici, come potete vedere. E ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, doppietta. Soddisfatti al termine dell'evento, gli organizzatori dell'Associazione Cilentani DOC e i rappresentanti della Polisportiva Santa Maria che hanno sostenuto l'iniziativa. I vincitori siamo tutti, anche io se non prendo la bandiera sono il vincitore, perché io insieme all'associazione, ragazzi, siamo tutti vincitori, perché portare avanti questa tradizione non è facile, organizzare già da qualche mese prima, e anche con il Covid è stato molto più difficile, e ce l'abbiamo fatta. Tutta la nostra società è molto attenta al territorio, è molto attenta al comune di Castellabate, quindi laddove c'è la possibilità di interagire con manifestazioni, con iniziative di questo tipo, la Polisportiva c'è e ci sarà.